Valentino Pappa, la seconda promozione che ottieni, no? Sì, è la seconda in 2 anni e mezzo, diciamo così. Sono differenti, ma sono sempre molto belle. Questo campionato l'avete dominato dalla prima all'ultima giornata? Sì, sono arrivato dopo, ho trovato già una situazione più che buona e l'abbiamo migliorata. Ecco, a chi la volete dedicare questa vittoria? Ma la dedico alla società e al mio figlio che è appena nato, è la seconda, è la mia bambina. Ci hai sempre creduto a questa promozione? Sì, no, sapevo il potenziale della squadra, dovevo solo dare dei miei concetti, poi l'allenatore ha i propri, io credo di aver dato i miei. Adesso nelle prossime 5 giornate cosa proverai dei giovani? No, vediamo, sì, sicuramente darò spazio ai ragazzi che hanno generato meno, che mi hanno dato tantissimo, soprattutto loro. E la dedica è anche per loro, che non ho mai hanno detto una parola fuori luogo, sono sempre comportati da persone intelligenti. L'indicativo è che il gol proprio della vittoria del campionato l'abbia segnato un giovane del 96, Scalzi. Sì, 97. Se lo merita, un ragazzo di prospettive, deve solo lavorare tanto e sicuramente... Siamo rimasti col microfono in mano. I ragazzi hanno voluto festeggiare il loro allenatore così. Va bene, Valentino, allora al prossimo anno. Come? No, non ho sentito la domanda. Al prossimo anno, quindi? Sì, c'è da lavorare nel prossimo anno. Sì, sì. Ciao, complimenti. Piero Daddi, avete vinto questo campionato, tu sei il capocannoniere, 5 giornate dal termine con 27 reti. Sì, però la cosa importante, la cosa importante è il gruppo, vedi come fanno adesso, se vi voglio bene, vi voglio... buffone! No, la cosa importante non erano i gol, ma la vittoria del campionato, che è merito di questo gruppo fantastico e di questa società che ha lavorato da inizio stagione per arrivare a questo obiettivo. Un applauso a tutti, veramente, alla società, ai ragazzi, alla squadra, tutti quanti, ce lo meritiamo. C'è una dedica particolare? Sì, no, la dedica alla squadra, perché questa è una vittoria di squadra, una vittoria della società e siamo veramente molto contenti, ora bisogna solo festeggiare. E Spinale, avete vinto questo campionato, tu hai raggiunto 11 gol, no? In questo... 14, quindi sei soddisfatto? Sì, sono soddisfatto, ancora non è finito, mancano ancora qualche partita, spero di fare qualche altro gol, ma la soddisfazione più grande è che abbiamo portato in eccellenza la Carlin Boys, che è la prima volta, e quindi è un bel tassello per la nostra piccola carriera, dai. Un bel gruppo che ha giocato veramente un grande campionato. Sì, abbiamo avuto anche dei momenti difficili, ma li abbiamo superati e siamo contenti di essere arrivati a questo risultato. Hai una dedica particolare? No, a tutti i ragazzi, a tutti i bambini, a tutti i compagni, insomma. Anche il sindaco presente qua a questa promozione a Carlin Boys. Indubbiamente sì, oggi è un giorno importante, non potevamo mancare indubbiamente, è un passo, voglio dire, un passo importantissimo per la città, un complimenti a tutti i giocatori e soprattutto al presidente. Quindi ritorna alla Sanremese il prossimo anno in un campionato che gli aspetta. Sì, ritorna alla Sanremese, torna in colori bianchi e azzurri, indubbiamente sappiamo un po' le difficoltà del momento, ma questa amministrazione assolutamente vuole sostenere e seguire questo percorso importantissimo, questa prossima tappa importante per la squadra, ma soprattutto per la città. Complimenti Presidente, una promozione così, Sì, una promozione fantastica, storica, Carlin Boys non è mai stata in eccellenza, il nostro obiettivo ad inizio campionato era quello di vincere il campionato per poter accedere all'eccellenza, ci siamo riusciti anche nonostante alcune problematiche durante il corso dell'anno, come è normale che sia. Però ritengo che il risultato sia ampiamente meritato da parte veramente dei ragazzi, da parte dell'intero staff, e ci tenevo a ringraziare sia il mister Valentino Papa che tutto lo staff e anche il mister Carmelo Luci, che all'inizio ha comunque seguito e condotto la squadra. Ci tenevo a ringraziare Pionetti, Banaudi, e il nostro vice mister Roberto e Ciro. Un ringraziamento particolare veramente anche a tutti i dirigenti che hanno collaborato della Carlin Boys per poter ottenere questo risultato, a Fabio Fici, che è il mio vicepresidente, una persona veramente squisita che ama la Carlin Boys, e di conseguenza questa è una dedica che va anche a lui. Per ultimo teniamo per il pubblico, oggi si è visto almeno 500 persone allo Stadio Comunale di Sanremo, era un po' che non si vedeva, quindi speriamo che il prossimo anno si moltiplichino.
Speriamo che il prossimo anno di queste giornate ce ne siano parecchie, almeno tutte le giornate che giocheremo in casa qua al Comunale ci sia sempre parecchia gente a seguire la nuova Sanremese, unitamente ai tifosi e anche tanto pubblico per portare questa squadra a vincere il campionato d'eccellenza e approdare in Serie D.